Maxi operazione dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Eric Fasolino, un'esecuzione applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di 8 persone, 5 dell'Agro Nocerino, 2 di Napoli ed 1 della provincia di Napoli, ritenuti responsabili di concorso in furto d'auto. Gli 8 arrestati costituiscono due gruppi distinti, uno formato dai 5 dell'Agro, l'altro dei 3 dell'area napoletana, resisi responsabili fra il settembre 2016 e il gennaio 2017 di 19 furti accertati di autovetture, asportate la maggior parte a Battipaglia, nonché a Pontecagnano Faiano, Bellizzi, Montecolvino Pugliano, Salerno ed in un caso a Tramonti. Si tratta di reati predatori che incidono fortemente proprio sulla percezione di sicurezza, ma come ho già detto in altre occasioni vi sono degli strumenti che ci consentono di venire a capo anche nei casi più complicati come questi, quando ci troviamo di fronte a dei gruppi organizzati. Noi abbiamo contestato anche il reato di associazione per delinquere, non è stato al momento ritenuto dai giudici, in cui non troviamo di fronte al delinquente così occasionale che ruba la macchina per il proprio piacere, magari per farne uso o per rivenderla, ma gruppi organizzati che provengono da zone diverse da quelle in cui avviene il furto e che hanno un sistema anche di smercio dei pezzi delle autovetture che vengono appositamente frazionate, se così si può dire, per essere poi venduti questi pezzi anche sul web. I furti contestati sono 19, uno di questi furti è stato consumato durante un furto in abitazione a Pontecagnano, durante il quale oltre al furto in abitazione stessa è stata anche asportata un'Audi A3. L'attività in effetti prende origine da un'analisi del fenomeno, un fenomeno che può sembrare semplice, un po' come se le persone si fossero abituate a subire il furto dell'auto, ma che registra dei dati allarmanti a livello nazionale. Quindi abbiamo monitorato un po' quello che era questa fenomenologia criminale, in modo particolare nella Piana del Sele, per quanto concerne l'arco temporale che abbraccia il mese di novembre-dicembre del 2016. Attraverso l'interrogazione dei sistemi videosorveglianza presenti su autostrada abbiamo ricostruito il tragitto che queste macchine percorrevano. Successivamente siamo riusciti a identificare le persone che precedevano oppure seguivano le autovetture rubate e che raggiungevano i luoghi dove venivano commessi furti con autovetture di proprietà o noleggiate. Successivamente, con l'analisi dei traffico telefonico e dei tabulati telefonici, abbiamo dimostrato la loro presenza, il giorno e l'orario in cui venivano consumati i furti. Purtroppo non è stato possibile recuperare le autovetture, anche perché noi venivamo a conoscenza dei furti una volta che era stato portato a termine il reato. Tutte le autovetture rubate sono state smontate e rivendute attraverso dei rivenditori di ricambi per auto usati.